Diamo il benvenuto ad Alessandro De Pascale, giornalista, membro del Comitato Scientifico di Forum Droghe, che coordinerà la prossima sessione, Sébastien Béguéry, spero che il mio francese sia decente, Sofia Ciuffoletti e Marco Perduca. Mancano 3 minuti al focus sul CBD, manca direi solo Giacomo Bulleri che però mi ha dato segni di vita, per cui immagino si stia per collegare. Io lascerei la parola ad Alessandro, magari se vuol dire qualcosa sul voto sulla cannabis prima di aprire invece la sessione sul CBD, che aprirei appunto passate 18:30. Così la smetto anche di parlare. Certo, grazie. Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto, vabbè. Il voto ritengo comunque che sia stato un voto storico. Come abbiamo detto, fin da stamattina alle 11, per la prima volta la Commissione Narcotici dell'ONU si è riunita per tentare di declassificare o togliere una sostanza dalle tabelle, non per inserirne di nuove. E quindi ritengo che anche se insomma è stata approvata una sola raccomandazione sulle 6 dell'OMS, lo dico così facciamo anche un rapidissimo spiegone, come si dice in gergo, è stata approvata una sola raccomandazione sulle 6 che aveva proposto l'OMS, cioè quella sulla cannabis e la resina, quindi l'hashish, che escono dalla tabella 4 della Convenzione ONU del 61, che è la prima delle 3 che costituiscono l'impianto proibizionista internazionale sulle droghe, pur restando insomma nella tabella 1, che è quella delle sostanze, come avete ricordato fin da stamattina, dove ci sono cocaina, eroina, però è stato riconosciuto in sostanza il valore terapeutico di questa pianta. E soprattutto è stato detto che insomma rimane nella tabella 1 non per la sua pericolosità, ma perché è la più usata nel mondo, opinabile forse potremmo dire questo ragionamento, però fatto sta che per la prima volta nella storia del proibizionismo una sostanza è stata declassificata, e questo mi sembra già un buon risultato. Riguardo al CBD, la risoluzione 5.5, su cui insomma molti credevano, speravano, puntavano, cioè di tirare il CBD fuori dal controllo internazionale entro lo 0,2% di tolleranza sul THC richiesto dall'OMS, ebbene questa risoluzione non è passata. Ricordo che i voti favorevoli sono stati solo 6, l'Australia, il Canada, l'Ecuador, il Perù, il Sudafrica e la Thailandia, ci sono stati 43 no e 4 astensioni, Marocco, Nepal, Pakistan e Ucraina. Sappiamo che insomma votano alla CND 53 nazioni del mondo, su quelle che hanno a rotazione, lette a rotazione tra quelle che hanno sottoscritto i trattati internazionali, che sono praticamente la totalità di quelle del mondo, e va detto che c'è stata una forte trattativa, almeno in ambito europeo, noi l'abbiamo raccontato su Fuori Luogo intervistando Gilles Bernard Forte dell'OMS, che stamattina è stato colui che ha illustrato le risoluzioni alla CND, che insomma è il responsabile politica accesso, uso farmaci essenziali e prodotti sanitari dell'OMS. Ci aveva raccontato che c'era stato un braccio di ferro all'interno dell'Unione Europea su questa percentuale di tolleranza di THC ammesso. Va detto che comunque in ogni caso, visto i numeri, anche nel caso in cui i 12 paesi membri dell'Unione Europea sui 27 che fanno parte dell'UE, che hanno diritto di voto alla CND, avessero ha votato a favore, comunque la risoluzione non sarebbe passata, e questo insomma va detto chiaramente, i numeri non c'erano. A questo punto insomma farei subito parlare i miei ospiti, e faccio una brevissima presentazione. In collegamento con noi da Praga c'è Sébastien Béguéry, che è uno scienziato della cannabis, ha fatto una tesi di laurea sulla propagazione per talea della cannabis dopo un'esperienza maturata proprio qui in Italia nel 2007 all'Istituto Sperimentale per le Culture Industriali di Rovigo, che è stato uno dei primi ad avere l'autorizzazione a coltivare la cannabis a scopo scientifico. Poi in Olanda ha lavorato al Bedrocan, la cannabis terapeutica olandese, e lì ha conseguito un master in un'università nei Paesi Bassi, e ha avuto anche rapporti con il team israeliano di Meshulam, spero di averlo pronunciato bene, il biochimico che si autodefinisce il nonno della ricerca sui cannabinoidi.
questo punto farei subito una domanda a Sébastien per farci raccontare un po' il perché qui e perché, insomma, il suo caso può essere oggi molto importante all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda il CBD, indipendentemente dalla bocciatura della risoluzione 5.5. Sébastien, can you explain the Kanava'a case to the Italian public? I want to know what's happened from the press conference presenting the product to the ruling of the European Court of Justice in November 19. Elisa Fornero tradurrà per noi, Sébastien. Okay. Well, thank you for having me on this panel and on this historical day, because what we hear today at the Committee on Narcotics and Drugs, it's big events following my case in Kanava'a. So, to make a long story short, in 2014, I launched Kanava'a, the first electronic cigarette with CBD in Europe. That was quite of a revolution in a way, because nobody had heard about CBD back in the days, and the Ministry of Health at that time didn't know what we were talking about, and just seeing the word cannabis, she basically came officially saying that she will do everything she could to stop our product to be sell and our activity. And following this statement, so that was December 2014, following this statement in February 2015, I had a police raid at my office in Marseille, back in the day. Please, Sébastien, stop. Sorry, But please. perhaps we can try. You say two or three sentences, and I translate because my not perfect. Okay. I will try to summarize what you said, and then we start again from the last sentence you said about the December 2014. Allora, Sébastien, grazie per avermi invitato qui in questo panel. Ha seguito la giornata di oggi della Commission on Narcotic Drugs con interesse, anche perché nel 2004 ho fatto quella che è stata la prima forma di sigaretta, la prima sigaretta elettronica a base di cannabis, a base di CBD nello specifico. And then I ask you to repeat because I forgot. No problem. So after the launch, the public launch in December 2014, the Ministry of Health, so she announced that she will do everything she can to stop our product to be commercialized. Dopo il lancio, nel dicembre del 2004, il ministro della Salute francese ha annunciato che avrebbe stoppato ogni attività di questo genere. 2014. 2014. And so in February 2015, I had the visit of the police in my office in Marseille, as I had an office in Marseille and another office in Prague, where we were doing the production in Prague and the commercialization in Marseille. A febbraio del 2015 la polizia ha fatto irruzione nel suo ufficio di Marsiglia. Lui al tempo aveva due uffici, uno a Marsiglia e uno a Praga per la vendita e distribuzione del prodotto. And so from there, after 1 year of investigation, we finally went to the court in front of the judge in France. And there we had multiple accusations, quite severe, as we were, one of them was the traffic of narcotics, as they were considering that as cannabis, that they were basically selling drugs, which was not at all the case. Da lì c'è stato un anno di indagini e dopodiché il caso è arrivato alla Corte di Giustizia. Le accuse erano parecchio severe perché comunque lui era accusato di traffico internazionale di stupefacenti.
So on the first instance of the court, we the judge wanted to make an example of us. So he give us quite of a very strict sentences, meaning that I was sentenced with 18 months of suspended jail time and 10,000 euros of fees. So of course we decide to do an appeal to the next court to refute this decision. Allora, in questo caso per di loro un caso di esempio per tutti, e quindi hanno comminato una pena e la sentenza è stata molto severa. Si è parlato di 18 mesi di reclusione in carcere e circa 10.000 euros. E 10.000 euro di multa. Loro tuttavia hanno deciso di fare appello e di andare al grado successivo di giudizio. So from there in 2018 we went to the appeal court and one of the questions that was suspended was the fact that we use CBD derived from the whole plant. And in France, the law regarding cultivation of hemp is saying that you can only grow hemp for seeds and fiber, and that the use of the flower is prohibited. Allora, nel 2018, in questo secondo grado, veniva mossa anche l'accusa che loro utilizzavano CBD da tutta la pianta, quindi lo estraevano da tutte le varie parti della pianta, mentre la legge prescriveva che poteva essere estratto soltanto dai semi oppure dalle infiorescenze. And so that was the question that we actually addressed, because as we were having our CBD product made and produced legally in Czech Republic from the whole plant. And after, by such a definition under the Schengen Declaration, we can sell the product to another European member state. So we asked the question, what is the statute on the European level regarding the use of the whole plant for extracting CBD? Questa quindi c'è la domanda che attualmente loro pongono, quindi c'è che cosa è legale. Loro stanno producendo a Praga, in Repubblica Ceca, dove estrarre da tutta la pianta è legale, però sono comunque per vendere i loro prodotti all'interno dell'area Schengen. La domanda che loro vorrebbero quindi fare all'Europa è qual è la legislazione che devono seguire, cioè che cosa devono fare per avere un prodotto legale sul mercato. So the judge of the appeal court was quite of brave, because he actually agreed on the fact that the French legislation doesn't say anything about CBD. And as our product was very innovative at that time, there was neither no legal frame to actually claim whether we were doing something right or something wrong. Allora, il giudice si è pronunciato in una maniera abbastanza coraggiosa, perché in qualche modo ha ammesso che la legge non dice nulla circa il CBD, ha riconosciuto che loro si stavano proponendo con un prodotto innovativo e sostanzialmente non c'era un framework legislativo, non c'era una cornice legislativa. So we asked him kindly if to bring the question to European Court of Justice to see whether the extraction of the whole plant to get the CBD and the commercialization of that CBD was legal in Europe, and as such could be then exported to another member state. Hanno quindi chiesto di portare il caso e la domanda alla Corte di giustizia europea,
e di quindi cioè, comprendere fino a che punto e come questo prodotto poteva essere venduto sul mercato. So after 2018, so the judge say yes, let's ask the question to European Court of Justice. And last year, October 2019, we went to the Luxembourg, to the European Court of Justice, to explain the situation. That on one side, they are forbidding us to commercialize a CBD product coming from the plant. But on the other hand, in France, they allow the use of CBD synthetic in e-liquid and cosmetic and other products. So basically, CBD synthetic is legal in France, but not CBD from the plant. And so we asked the questions, what is the difference? And as such, well, I'll let you finish. Maybe. Okay. Quindi nel 2018 loro sono stati in Lussemburgo alla Corte di Giustizia Europea per spiegare, la situazione, e nello specifico la domanda che insomma veniva posta era come poteva insomma configurarsi il fatto che è proibito vendere del CBD estratto dalla pianta, ma in Francia è invece legale, si acconsente all'uso di CBD sintetico in prodotti cosmetici, quindi insomma quello che volevano un po' capire loro era qual è quindi la differenza. Perfetto, io allora a questo punto, visto che insomma chiederei un po' a tutti gli ospiti di rimanere entro i 5 minuti per risposta, Sebastien, insomma abbiamo fatto fare una risposta di 10 perché ovviamente richiedeva anche la traduzione simultanea, e chiederei, perché così poi magari possiamo liberare Sebastien e ragionare del perché questo caso è importante, ai vari ospiti, se avete qualche domanda da rivolgere a Sebastien, così poi liberiamo lo liberiamo e proseguiamo insomma con il focus. Ok, perfetto. Marco Perduca, che non vi presento, avete visto da stamattina alle 11 di mattina, insomma penso non abbia bisogno di presentazione. Grazie. I'll ask the question in English and then we'll translate into Italian to assist with the time. What is going to happen now in France after the decision taken by the court in Luxembourg? Che cosa succederà adesso in Francia dopo la decisione della Corte di Lussemburgo? Thank you. So 2 weeks ago we had the result of the European Court of Justice, who went in our argument saying that there is no difference between CBD synthetic and CBD natural from the plant, and you can use the whole plant to extract CBD. And if a CBD product is legal in his country of origin, it can then be exported freely in other European member states under the Schengen Declaration. Ok, 2 settimane fa hanno ricevuto il risultato della loro domanda alla Corte di Giustizia Europea. Loro hanno detto che fondamentalmente non c'è nessuna differenza tra un CBD estratto tutto dalla pianta ed un CBD sintetico. Dopodiché hanno fatto riferimento alla legislazione dello Stato di produzione, quindi dello Stato in cui questa cosa viene prodotta. Se il prodotto viene prodotto, scusami il gioco di parole, all'interno di uno stato che consente l'estrazione da tutta la pianta, quel prodotto è vendibile sul mercato europeo. So after that, 1 week later, so it was like, actually it's a big thing because that means for the whole European CBD industry that will open the door to maybe a future market would be more regulated, and that is closing the door to the statue of potential classifying CBD as narcotic. And maybe you want to... Dopo circa una settimana hanno quindi inteso che questo voleva dire che tutta l'industria del CBD europeo apriva da un lato le porte al mercato di questi prodotti. And what was the door that was closed? Sorry. The possibility of classifying CBD as a narcotic.
E si chiudevano quindi le porte alla possibilità di classificare il CBD come un narcotico. And so one week ago there has been a response from the French government accordingly, where they actually acknowledged the decision of the European Court of Justice, saying that indeed we can use CBD in product like cosmetics, oils and other derivative. Hanno quindi ricevuto anche una risposta da parte del governo francese, che fondamentalmente ha riconosciuto la sentenza dell'Unione Europea e quindi ha detto che indubbiamente si può utilizzare il CBD per prodotti come oli, cosmetici, eccetera. So it's quite of a big advancement. Even so, they put some warning that there is still issue regarding the possibility content of THC, and that also the fact that there is still no official framework to register such a product, at least in France. So we are going a little bit out of the gray zone, and the French government is acknowledging that indeed they were wrong, but we still need to see how it's going to unfold on the law statute. So are they going to make a law for that or regulate it somehow? That's the questions that will come next. Quindi riconoscono che è stato fatto un passo in avanti, quindi in qualche modo il prodotto in Francia è stato regolamentato, il governo francese ha riconosciuto, insomma, chiamiamolo sbaglio che aveva fatto comunque rispetto a tutto il procedimento penale che era stato attivato. And then if you can repeat the last sentence. Yeah, and that's the next things will be to actually see how they are going to regulate officially CBD, because this was just a statement as like, okay, we acknowledge the decision, but that doesn't mean still that CBD in France has a legal statute in terms like how to register it, what are the standards for it regarding level of minimum level of THC, regarding quality control in product and all the standard aspects to it. Quindi in qualche modo questo non vuol dire che il CBD in Francia sia regolamentato, perché ancora ci rimane da dire, cioè, che cosa si riconosca come CBD, quali sono i minimi livelli di THC che devono avere, non c'è una procedura per il controllo di qualità della produzione del prodotto, quindi in qualche modo il governo francese ha riconosciuto formalmente questa cosa, ha fatto una dichiarazione, ma nella pratica forse c'è ancora da lavorare, si è ancora un po' in un'area grigia. Bene, vediamo, penso che insomma la risposta ci sia stata. Altre domande da rivolgere a Begheri? Yeah, if I can add one last Prego. Thing. And it was last week also, because there is many case in France that is going on regarding a CBD shop, as the police stop all the CBD shop because of the flower, the CBD oil and everything. And a lot of those cases were being on hold, waiting for the decision of the European Court of Justice. And one case actually been dropped because the general attorney of the court actually said that because of the decision that now CBD is not a narcotic, so they are dropping the charge on the traffic of narcotic, and the owner was relaxed. Dunque, in realtà in Francia molti erano stati chiusi, come anche in Italia, molti shop di CBD che vendevano fiori, che vendevano infiorescenze, vendevano oli. Molti stavano aspettando la decisione di questa Corte europea per vedere appunto, cioè, che cosa poter fare.
Perfetto, avete altre domande da rivolgere a Begheri? No? Begheri, many thanks. Thanks to you, everyone. Many thanks. And I think we can also be happy today of the great decision that that is happening. So I'm really looking forward that cannabis can be finally used properly and freely around the world and in Europe. Thank you again, everyone. Ciao, ciao. Thank you, bye. Ringrazio tanto anche Lisa che ci ha aiutato in questa traduzione. E a questo punto, insomma, tirerei un attimo le somme, perché di fatto chiederei subito all'avvocato che abbiamo qui quali sono, diciamo, gli effetti di questa sentenza, perché di fatto questa sentenza dice che un prodotto legalmente prodotto in uno Stato membro può essere legalmente importato e commercializzato in un altro Stato membro, indipendentemente quindi dalla percentuale di THC o dalla legge interna che quello Stato membro ha adottato. Cioè, in sostanza, i prodotti derivati dal CBD sono una merce come tutte le altre, in quanto non è ritenuta una sostanza psicoattiva e quindi può essere, insomma, liberamente commercializzata all'interno del mercato comunitario. Questo, insomma, mi sembra un attimo in sostanza la questione. Quindi chiederei all'avvocato Pulleri, che è il titolare dell'omonimo studio legale ed esperto proprio in giurisprudenza che riguarda la canapa, un commento su questo, su quali possono essere, diciamo, gli effetti che questa sentenza avrà in Europa, ma soprattutto in Italia. Innanzitutto, grazie dell'invito, un saluto a tutti. Io sì, diciamo, a livello di principio è corretta l'analisi. Mi chiamo Giacomo. Mi scusi. C'è problema. Detto questo, era una sentenza attesa da tempo e, diciamo, in quanto comunque già a maggio si era espresso l'avvocato generale della Corte di Giustizia, che è colui che ha preposto l'interpretazione del diritto comunitario. Ed era una lettura che anche in seno di EIA, con cui collaboro, quindi l'Associazione Europea della Canapa Industriale, diciamo, la Corte si è attestata su posizioni che da tempo erano comunque sostenute dal settore, dalle associazioni di settore della canapa industriale in Europa. E le conseguenze riguardano non solo, diciamo, il CBD, quindi i cannabinoidi, ma anche la canapa industriale, perché sostanzialmente sono tre le considerazioni che fa la Corte di Giustizia. Il CBD non è uno stupefacente perché sulla base dei dati scientifici attuali non ha effetti nocivi o psicotropi sulla salute umana, che quindi la single convention narcotic drug, quindi argomento quanto mai attuale nella giornata di oggi, quando viene interpretata deve sempre essere interpretata nel senso che lo scopo è quello di evitare l'assunzione umana di una sostanza nociva. Per cui ogni norma limitativa da parte dello Stato membro che quindi vuole andare a limitare canapa e derivati deve fondarsi non su un generico principio di precauzione, come, apro una parentesi, viene sempre fatto in Francia, ma di fatto anche in Italia, ma deve essere fondata su dati scientifici concreti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che viene ribadito che il CBD non è stupefacente, neppure quando viene estratto da tutta la pianta di canapa nella sua interezza. E questo, a mio avviso, è l'aspetto più rivoluzionario che avrà maggiori applicazioni concrete, perché viene affermato un principio fondamentale in cui a livello comunitario si ribadisce come la canapa industriale è un prodotto agricolo e non è una sostanza stupefacente. Ma questo è un qualcosa che era affermato a livello comunitario già col trattato istitutivo della Corte Europea, quindi il trattato di funzionamento dell'Unione Europea, dove la canapa greggia, ovvero come proveniente dal raccolto, è chiaramente individuata e qualificata come prodotto agricolo. Se è un prodotto agricolo, è un prodotto che è rilevante ai fini dell'organizzazione del mercato comune, e quindi facendo parte del mercato comune uno Stato membro non può limitare la circolazione di questo prodotto agricolo, perché altrimenti si pone in contrasto con la normativa comunitaria. Questo, del resto, la Corte di Giustizia l'aveva già affermato nel 2003 con il caso Amnestein, condannando in quel caso la Svezia.
Quindi, sommando gli aspetti che riguardano la canapa industriale quale prodotto agricolo, i derivati, quindi gli estratti, CBD estratto da tutta la parte della pianta, il risultato è che canapa e derivati contenenti CBD, in questo caso per onestà si trattava di un prodotto, un liquido che non presentava THC, era quindi un broad spectrum e non un full spectrum, può circolare liberamente e anzi una normativa comunitaria che non può restringere, non può limitare questa circolazione se non per motivi concreti e giustificati sulla base della letteratura scientifica. Le applicazioni concrete, due, direi pronte via, che sono applicazioni che a livello comunitario aspettavamo e che a breve, diciamo, non ci aspettiamo di fare. Io non ho più audio dell'avvocato Bulleri, non so voi. No. Avvocato, non si sente l'audio? Ora la risentiamo. Dicevo, sto parlando delle applicazioni concrete, parlando di consumo umano, due sono le applicazioni e i risvolti che ci attendiamo a breve a seguito di questa sentenza, che sono nell'alimentare e nel cosmetico, che sono le due macro categorie più importanti ad oggi per il consumo umano. Per quanto riguarda sia per l'alimentare che per il cosmetico, sappiamo che è vietato l'utilizzo di uno stupefacente come alimentare o cosmetico. Non essendo quindi il CBD uno stupefacente, a questo punto è acclarato, è ribadito in maniera definitiva una volta per tutte, è chiaro che gli estratti contenenti CBD, anche se ottenuti a tutta la pianta, possono essere applicati sia in un alimento che in un cosmetico. Ciò vuol dire che la Commissione andrà europea a rimuovere quelle limitazioni all'interno delle applicazioni per il novel food e quindi consentendo che le applicazioni per i prodotti novel food abbiano il suo iter, e ci aspettiamo quindi a breve, e questo è assolutamente auspicabile, due review sia del novel food catalogo, e quindi l'ideale sarebbe tornare alla vecchia versione del novel food catalogo, ovvero gli estratti che non hanno alterato la presenza naturale di cannabinoidi, quindi del fitocomplesso in estrazione non sono novel food, e in cosmesi per andare a consentire l'utilizzo per estrazione non solo dei semi e delle fiori, ma a questo punto, dei semi e delle foglie, ma a questo punto di tutta la pianta nella sua interezza. Perfetto, benissimo. Prego. Ultimissima cosa, non dico più niente, per quanto riguarda l'Italia, è una normativa molto restrittiva, un po' come quella francese. Le scelte saranno due: o si adegua finalmente a quelle che sono le iniziative della comunità e delle indicazioni della comunità europea, o si troverà in una posizione passiva di dover subire le importazioni di prodotti da altri stati membri. Ecco, infatti questo è uno dei rischi che è stato paventato, cioè il fatto che di fatto ci sarà uno scambio tra stati membri che renderà, diciamo, problematico al piccolo produttore vendere nel proprio stato membro, ma dovrà attrezzarsi per l'esportazione in un altro stato membro. Ciuffoletti, lei dirige l'altro diritto, un centro di documentazione attivo dal 96 che si occupa di carcere, devianza e marginalità all'Università di Firenze. A lei chiedo, ma è possibile che sui diritti civili individuali, in questo caso industriali, poi la magistratura spesso arriva e supera la politica? Non solo è possibile, è quello che si verifica costantemente su una serie, tra l'altro, ampia di temi. Di solito sono i temi che comportano una difficoltà, un alto grado di difficoltà nella scelta politica. Parliamo di difficoltà perché non siamo più in grado di parlare di coraggio, ma in realtà la politica è quella roba lì, cioè è fatta di coraggio, e senza il coraggio dubito che l'azione politica abbia realmente un qualche tipo di efficacia a regolare, per impostare le basi, diciamo, della vita sociale e per governare i fenomeni. E questo lo vediamo su una serie veramente ampia di temi. Sulla questione delle droghe è molto evidente. Allora, in questo senso la sentenza della Corte di Giustizia è
un punto essenziale, importantissimo, che segnala quello che effettivamente tu hai appena individuato come un tratto tipico della modernità giuridica, cioè la maggiore efficacia a governare la complessità del reale delle risposte giudiziali rispetto alle risposte politiche. Possiamo trarne tutte le conseguenze che vogliamo, possiamo dire che va bene o che non va bene. Il punto è che questo è un dato di realtà che va analizzato, va considerato. Un altro tema classico su questo è l'eutanasia, ma veramente sui temi su cui si fraziona necessariamente l'opinione pubblica, si fraziona in moltissime parti e quindi non si ricostruisce più una comunità in qualche modo uniforme, che va uniformemente verso una direzione, la risposta politica è la afasia, la inerzia, e necessariamente, guardate, si parla spesso di, sono stati i francesi i primi, proprio la letteratura francese, giuridica, sociologica, a parlare di la cosiddetta démocratie par juge, la giuristocrazia e via dicendo, ma la realtà è che non è che i giudici lo vogliono fare, è che sono costretti, sono chiamati. Pensate solo alla magistratura italiana, in questo caso di merito e di legittimità, che è costantemente sollecitata. Perché è costantemente sollecitata? Per un punto, vado veramente per punti e molto brevemente, poi interrompetemi insomma brutalmente, però è sollecitata in particolare da una questione che è grave, e che è la incertezza normativa. In Italia questo è evidente, in Francia è evidente, la Corte di Giustizia risponde quindi a una dimensione di alta incertezza normativa. Infatti la questione sottoposta alla Corte di Giustizia, e la Corte, lo stesso suo diciamo ragionamento giuridico, l'argomentazione, si regge su questi due ordini di incertezze, se avete letto, l'incertezza normativa e l'incertezza scientifica. E dice la Corte di Giustizia, queste due incertezze in qualche modo si vincolano in un rapporto che non è direttamente proporzionale, è essamente proporzionale, cioè tanto più alta l'incertezza scientifica su un determinato tema, tanto più deve essere, diciamo così, non tanto chiara la normativa, secondo me nessuna normativa è chiara e autoevidente ex se, ma quantomeno tanto più deve essere limitato, quanto più deve essere stringente, limitato, il margine, chiamiamolo margine di apprezzamento con un termine preso in prestito da un altro contesto, quello del Consiglio d'Europa e della Corte Europea dei diritti dell'uomo, diciamo il margine di apprezzamento, che però si attaglia anche all'Unione, degli Stati membri. L'incertezza normativa, che tra l'altro è un problema enorme, guardate, perché quando una persona non riesce a autodeterminarsi sulla base di un quadro normativo, non vi dico chiaro, perché ripeto che chiaro secondo me non è un termine corretto, ma prevedibile, io faccio qualcosa di cui posso prevedere le conseguenze future, in termini anche giuridici. Guardate che questa è la base della dignità umana, non è che ci sia qualcosa di tanto più alto, è proprio una roba molto semplice, in qualche modo pragmatica. Ecco, quando io questa cosa non ce l'ho più, perché non si capisce più quale sia il quadro attraverso cui lo testimoniava diciamo ciò che abbiamo appena sentito, il racconto di come è stata portata questa questione davanti alla Corte di Giustizia, ecco, quando io non riesco più a autodeterminarmi in base a un quadro, diciamo, normativo prevedibile, io non solo ho le conseguenze problematiche, diciamo così, in ordine alla mia impossibilità di autodeterminarmi, ma in realtà non riesco nemmeno è una lesione concreta alla mia vita privata. Quindi a quella dimensione, tutelata dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è una delle dimensioni alla base della tutela europea dei diritti, sia ovviamente nel contesto del Consiglio, sia nel contesto dell'Unione, come sappiamo. Ok, siamo quasi 5 minuti, le chiedo giusto un flash su questo. Ma quindi secondo lei, in un paese che ha, diciamo, una normativa spesso poco chiara, ingarbugliata, alcuni dicono da azzecca garbugli, che però è un paese di civil law, cioè sui temi spinosi come questo ci affideremo sempre più alla common law, cioè quindi alla responsabilità dei giudici e della giurisprudenza, quindi della Cassazione o della Corte di Giustizia europea, per dirimere questioni spinose come queste, nelle quali la politica non vuol decidere, poi è quello la questione.
di fondo. Appunto, poi il problema è questo: pensate solo a quante volte la nostra Corte Costituzionale è sollecitata, pensate a quante volte l'Italia viene condannata su certi temi della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Alf Ross, e che scriveva un bel po' di anni fa, a un certo punto dice questa cosa e la chiama il paradosso del common law civil law, dato che mi stimoli su un argomento di comparazione pura, però diciamo che lui dice: guardate che in realtà sono i giudici di civil law, i giudici europei continentali, che seguono di più il precedente. E perché questo, piuttosto che i giudici di common law, che invece l'avrebbero, no? Loro devono seguire il precedente, quindi in qualche modo, come tu dicevi prima, sembra che riposano necessariamente di più nella teoria delle fonti sull'idea del precedente. Il precedente è la loro fonte primaria e quindi una fonte giurisprudenziale di produzione giuridica, giudiziale anzi, scusate. Lui dice perché questo? Perché in realtà i giudici di civil law pensano che non sono realmente responsabili dell'avanzamento del diritto, dello sviluppo del diritto. Il vero responsabile di quella roba lì è il legislatore e quindi stanno belli belli tranquilli fondandosi sulle decisioni passate. I giudici di common law invece, i giudici della tradizione, che è la tradizione dell'habeas corpus, che è la tradizione, diciamo così, dei giudici come garanti dei diritti delle persone contro l'autorità statale, e questa è una cosa che davvero ci dobbiamo ricordare, perché il fulcro del common law classico e anche di quello moderno è questo, quei giudici lì sanno che la responsabilità per l'avanzamento, per lo sviluppo, per l'adeguamento, anzi, del diritto alle mutate condizioni sociali è roba loro, dipende da loro, non dal legislatore, da loro, sono loro che devono fare questo opera di adeguamento, di proceduralizzazione del conflitto e via dicendo, e quindi stanno molto più attenti e sono molto più responsive, dicono, a ciò che cambia nella realtà sociale, e quindi sono molto più pronti a fare overruling, a fare distinguish, insomma tutte le operazioni che si fanno per poter fare giurisprudenza nuova, ecco, quindi chiaro. Più che l'idea chiaro, noi dobbiamo chiaro, pensare sì. questo, cioè che fanno questo e ha questo compito, tutela dei diritti. Ok, invece per Duca ovviamente non posso che riportarlo sul terreno politico. Ha rappresentato il Partito Radicale alle Nazioni Unite in tutte le sue sedi internazionali, se ricordo bene, New York, Vienna, Ginevra, è stato senatore del PD nella delegazione ovviamente dei radicali all'interno del Partito Democratico, e quindi la domanda è su un tema che è molto sentito dagli addetti ai lavori. Ricordiamo che insomma quello del CBD anche in Italia è un settore importantissimo, pare sia il secondo d'Europa dopo il Regno Unito, quindi sostanzialmente il primo dell'Unione Europea. Un settore che in 4 anni è cresciuto tantissimo, che conta, pare insomma, che ha creato in 4 anni 15.000 nuovi posti di lavoro, la maggior parte sono giovani, un indotto non indifferente per lo Stato, insomma un mercato fiorente. Il settore è stato, diciamo, molto diciamo, ha avuto una grande preoccupazione dal varo del decreto sull'olio di CBD da parte del Ministero della Salute. E lì in quel decreto si chiariva chiaramente, anche senza specificare il nome del farmaco, che alla base di tutto c'era l'arrivo in Italia dell'Epidiolex, il primo farmaco a base di CBD per l'epilessia, approvato negli Stati Uniti anche dall'Agenzia del Farmaco Europea e ora in fase di valutazione finale anche da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Ebbene, insomma, molti hanno detto che sostanzialmente l'Italia era il primo paese d'Europa a tentare di rendere fuori legge tutti i farmaci equivalenti, i prodotti equivalenti, l'olio di CBD per farne arrivare un altro sul mercato. E un parere su questo, perché ricordiamo, il decreto non è stato ritirato, è stato sospeso per chiedere nuovamente un parere a chi un parere lo aveva già dato per il varo di quel decreto, giusto Perduca? In parte sì, in parte forse si esagera con l'interpretazione negativa delle finalità di quel decreto, che era stato adottato un po' sulla base dell'eccesso di applicazione del principio di precauzione di cui parlava l'avvocato prima, che è un po' una delle architravi della normazione, chiamiamola moderna e contemporanea, in un contesto in cui però non c'è chiarezza a livello nazionale, che a questo punto non è più nazionale perché facciamo parte di un'unione di stati, quindi se non altro a livello regionale, che
nel caso di specie deve anche essere in concordia con le norme globali derivanti dalle tre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di sostanze psicotrope, psicoattive, narcotiche. Allora, il problema è che chi conosce un po' come funzionano i ministeri, ancor prima di come funziona questo mitico legislatore, che poi alla fin fine è, ai noi, sempre il governo, perché il Parlamento viene ormai prevalentemente chiamato in causa a ratificare delle decisioni prese altrove, e questo altrove raramente sono gli uffici dei ministri, più facilmente sono gli uffici tecnici dei ministeri stessi. Certo. Il problema è, secondo me, o comunque diciamo avendone non frequentati troppo, ma avendo avuto modo di ascoltare chi invece ci ha lavorato, è una mancanza di conoscenza della complessità delle norme che, come abbiamo visto, sono nazionali, regionali e internazionali da una parte, e dall'altra la prima risposta automatica che viene fatta dal burocrate è: non si può fare. La seconda è: se proprio si può fare, io metto le mani talmente tanto avanti che poi alla fine vado a complicare cose semplici. Tra l'altro, se dovessimo appunto dare il nome alla sostanza che avrebbe dovuto essere inclusa nella tabella degli stupefacenti, cioè le Pidiolex e Pidiolex, vedremmo che si rivolge purtroppo a una percentuale ristrettissima delle persone che hanno l'epilessia, perché le sottosindromi dell'epilessia sono molto rare, quelle per cui è prevista la prescrizione di questo prodotto, riconosciuto tanto dagli americani quanto dagli europei come uno dei due al mondo a base di cannabis, e andare a includerlo nelle tabelle con le sostanze stupefacenti avrebbe creato un'ulteriore serie di cautele nel momento in cui andava prescritto, perché il terrore sottostante a tutte queste norme e alle decisioni che sono attaccate alle tre convenzioni è quello di dare l'idea che, virgolette, sdoganando un prodotto a base di cannabis si vada a sdoganare la cannabis in quanto tale, e è uno degli argomenti che è stato una costante di tutte le motivazioni dei voti che sono stati dati stamani alle Nazioni Unite in seno alla Commissione Droghe, da parte anche dei paesi che hanno votato a favore dell'unica raccomandazione che è stata adottata, cioè quella di cancellare dalla quarta tabella la cannabis, ritenendo che abbia un valore medico-scientifico tale per cui non occorre creare motivi di cautela nella produzione e nel suo impiego, sia nei laboratori che poi anche in piani terapeutici. Addirittura la Svizzera, assieme ai paesi che hanno ratificato l'ha legalizzato, come per esempio il Canada, ha insistito nel dire: attenzione, questa è una decisione esclusivamente relativa alla cannabis terapeutica, noi non vogliamo condonare quello che ai noi continua a essere chiamato abuso e non uso all'interno delle Nazioni Unite della cannabis, che è la sostanza, come si ricordava all'inizio di questa nostra chiacchierata, più diffusa nel mondo. Allora, l'Italia deve fare due cose, deve fare tante, ma insomma, relativamente al CBD deve, e non si sa ancora come lo intenda fare, recepire questa decisione che non la riguarda nello specifico, però in parte la riguarda per quello che dicevi tu prima, della Corte Europea di Giustizia, e cioè schiarire la zona grigia che riguarda le norme attorno al CBD, inteso come CBD in tutte le sue possibili impieghi, che sono che vanno oltre quello terapeutico, perché se dovesse far tesoro della cancellazione della cannabis dalla quarta tabella della convenzione del 1961, e l'Italia ha votato a favore di questa raccomandazione, essa avrebbe a che fare principalmente con i suoi impieghi terapeutici. Qua il settore merceologico in crescita da quando nel 2016 è stata rilegalizzata la canapa industriale, chiamiamola così per fare un minimo di distinzione, anche se la pianta poi è sempre la stessa, è tutto principalmente collegato a ciò che non ha a che fare con piani terapeutici, ma che ha a che fare con appunto l'alimentazione, gli integratori alimentari, i prodotti di bellezza, fino ad arrivare alla bioedilizia. Ecco, tutto questo
deve essere adesso attentamente studiato dagli uffici che non si sono voluti assumere la responsabilità nel 2016 di chiarire meglio le destinazioni d'uso, e facendo tesoro di queste decisioni, perché soprattutto quella della Corte Europea di Giustizia è fondamentale per alcuni passaggi, e evitare, come si diceva, che i nostri prodotti vengano magari prodotti qua ma venduti all'estero, ma invece prodotti non soltanto venduti all'estero, cosa che fa sempre bene al mercato, ma anche venduti senza il terrore di avere la finanza tutti i giorni davanti al proprio negozio anche in Italia. Chiaro. Avvocato, le volevo invece chiedere una cosa proprio su questa questione del chiarimento normativo, no? Potrebbe essere, perché lei aveva giustamente citato, e l'ha detto anche Begheri prima, della legge francese che sostanzialmente, vietando la lavorazione della pianta nella sua interezza, di fatto ha impedito, ha diciamo chiuso le porte alla produzione di CBD, perché il CBD si riesce a estrarre, a quanto dicono gli imprenditori e gli addetti al settore, principalmente dalle infiorescenze, non dai semi e dalla fibra. Quindi con quel divieto lì di fatto si chiudeva un mercato, e in Italia invece non è mai stata chiarita la finalità del prodotto finale riguardo alla direttiva europea, che è una direttiva che dopo oltre mezzo secolo ha riattivato la filiera agroindustriale della canapa, della cannabis sativa, che però non cita mai nemmeno la percentuale di CBD, di THC ammessa. Infatti la Francia ha messo 0,2, l'Italia tollera tra lo 0,4 e mi pare lo 0,5. E allora la domanda che io le faccio sulla questione invece quindi dell'uso umano, la cosa diciamo può fare la sentenza della Corte di Giustizia Europea? Cioè, nel senso, il prodotto importato dall'estero, se prodotto in un paese in cui quell'uso umano è stato, diciamo, legalizzato, regolamentato, di fatto quindi potrà essere venduto e importato e commercializzato tranquillamente anche in Italia? Beh, quella è una conseguenza proprio del dispositivo della Corte, perché che ci piaccia oppure no, il mercato, le norme comunitarie sono sovraordinate a quelle interne. Purtroppo, e lo dico da tecnico, quando andiamo un po' anche nei tribunali e solleviamo questioni comunitarie, è prevista come un qualcosa di strano, quando in realtà una delle cose basiche che si impara all'università è che il giudice dello Stato membro che si trova di fronte a una norma contrastante alla norma sovraordinata per la comunitaria non dovrebbe procedere, dovrebbe disapplicare la norma interna automaticamente. Questo non succede mai. Quindi, parlando concretamente fuori dai denti, in realtà, che cosa succederà? Succederà che questi prodotti legalmente prodotti da Stati membri la circolazione non potrà essere limitata, ma per quella che è l'esperienza quotidiana, che gli interventi in mano proceduto hanno colto l'essenza, perché poi un singolo agente accertatore, un singolo funzionario scambia sempre il non lo so col non si può, e questo è il problema di questo paese qua, è l'interpretazione che se ne dà delle cose, che sono sempre strumentali per un modo in un verso e nell'altro, e quindi che si cadrà inevitabilmente, in assenza di un intervento armonico e chiarificatore del famoso legislatore, che è sempre un qualcosa quasi mitologico, tra poco succederà che si ritornerà a quello che sta succedendo ora, ovvero all'interpretazione difforme, alle macchie di leopardo tipiche, diciamo, del nostro paese, e che riguardano la canapa ma riguardano tanti altri settori, con la conseguenza concreta che un investitore scappa dall'Italia e andrà a investire in altri paesi dove ha più certezze. Chiaro, un altro flash sempre sulla questione della sentenza, è un tema molto sentito questo. Secondo lei come si concilierà ora la sentenza europea che afferma che il CBD non essendo psicoattivo e quindi i suoi prodotti derivati non è psicoattivo e quindi i suoi prodotti derivati sono una merce qualsiasi, con le sanzioni amministrative, quindi quelle pecuniarie, il ritiro della patente, il divieto d'espatrio in vigore in Italia per l'uso di qualsiasi stupefacente, nel caso del CBD, quindi, della canapa light? CBD e canapa light, non confondiamo, cioè la cannabis light è cannabis ottenuta da varietà di canapa industriale per una destinazione ancora non chiara. È chiaro che ad oggi, non essendoci uno del vulnus principale che si è affermato questo principio, che i limiti THC valgono solo in campo, e poi quando escono dal campo, questa cosa che è un prodotto agricolo, quando esce al campo torna ad essere una droga
salvo che per le destinazioni usate, per le destinazioni tassative regi, senza entrare nella questione dell'efficacia drogante. Quindi, ai fini della patente, chi consuma cannabis light, è ovvio che se gli vengono trovate tracce di principio attivo, sarà sempre sottoposto alla solita trafila. Questo finché ho capito, però per esempio, però mi scusi avvocato, per esempio il caso Canavape, no? Allora, loro sostanzialmente producevano un liquido per sigarette elettroniche con... No, no, attenzione, oggi con le loro aziende THC free. Quando è stato analizzato quel prodotto lì dall'agenzia francese, il risultato, seppur con tutte le differenze che normalmente ci sono sempre, è stato evidente, le analisi hanno dimostrato che comunque rispettava quello 0,2% di THC, quindi non era THC free. L'importazione quindi di quel prodotto legalmente, che oggi è consentita ma per uso umano da un altro paese in Italia, potrebbe influire, secondo lei, sulla questione dell'amministrativo? Sì, potrebbe influire, lavorando su un concetto in cui in parte in giurisprudenza si hanno già dei precedenti, su una questione essenziale della questione dell'inefficacia, quindi dell'inattitudine di poter produrre effetti psicotropi di questi prodotti. Però per arrivare alla definizione occorre una cosa sola, che venga inserito un limite THC chiaro nel test unico stupefacenti, al di sotto dei quali questi prodotti non possono essere considerati stupefacenti. Ci arriveremo quando ci sarà un altro capo espiatorio che avrà voglia di farsi 6 anni di giudizi come Canavape e ritornerà alla Corte di Giustizia, perché tanto c'è questo modo di fare, di rimettere sempre la decisione a qualcuno di superiore. Perfetto. Direttrice Ciuffoletti, ho visto che voi fate, insomma, lavorate molto con avvocati, operatori, fate corsi di perfezionamento post laurea, giornate a tema. Dal vostro osservatorio sulla questione, la grande questione carcere e in generale la questione della canapa light, il CBD, cosa emerge dall'arrivo, diciamo, di questo nuovo settore? Quanto se può influire o comunque... Sì, allora, emerge un dato che è conosciuto a tutti quelli che studiano diritto penitenziario o sociologia, in realtà, del diritto banalmente, o sociologia della pena. Cioè, un effetto che si è visto ormai da un po' di tempo di net widening, cioè di ampliamento della rete penale, a quelle situazioni che prima non venivano per vari motivi né fuori, non arrivava per esempio alla condanna e poi sicuramente non alla condanna detentiva, e che adesso invece vengono in qualche modo recuperate nelle maglie del penale attraverso quella misura che è la MAP, la messa alla prova. Che è, figuriamoci, io sono studiosa di diritto minorile e sono assolutamente convinta che sia uno strumento utile nell'ambito minorile, così come ne vedo una certa potenzialità nell'ambito adulti. Il problema è che i dati che noi vediamo sono quelli, per l'appunto, non di una fuoriuscita dall'ambito penale, perché la MAP è una sospensione del procedimento penale che viene sospeso con messa alla prova per una serie di reati di cui, diciamo così, una stragrande maggioranza, insieme ovviamente alle violazioni del codice della strada, sono, violazioni di stampo penale, sono proprio reati del DPR, e quindi principalmente, centrale del 90, quindi principalmente il 73, ovviamente, insomma, in tutte le sue varianti. Ecco, quella roba lì è particolarmente legata alla cannabis. È particolarmente legata alla cannabis perché, per ipotesi legate ad altri tipi di sostanze, si invece ricade pienamente in quell'ambito sociologico, poi penologico anche, che finisce, che noi troviamo all'interno delle carceri. Però attenzione, perché, come vi dicevo, non è che è un percorso di vasi che in qualche modo comunicano, per cui a un certo punto si fa fuoriuscire una parte di popolazione penitenziaria
detenuta appunto e la si immette in un percorso alternativo o quantomeno di sospensione, che è quello della MAP, con l'idea di un reinserimento sociale che avviene già nella fase del procedimento. Al contrario, si allargano le maglie della penalità. In Italia si sono allargate, purtroppo. Poi dovremo valutare, guardate, i dati sono tutti da studiare, anche perché... Però, ecco, finché noi immagineremo, tra l'altro considerandolo come una misura penale a tutti gli effetti, quando invece non è ancora stata accertata una responsabilità penale, la MAP come un percorso in qualche modo stigmatizzante, ecco, noi non abbiamo fatto altro che inserire una parte di ampliare per l'appunto quella rete penale a coprire, a includere una parte di popolazione che fa uso in vario modo di sostanze stupefacenti, in particolare appunto della cannabis, in qualche modo includendolo all'interno e quindi inchiodandolo all'interno di un procedimento che poi è un procedimento, come vi dicevo, penale a tutti gli effetti, con quegli effetti stigmatizzanti tipici, quegli effetti, diciamo così, degradanti, stigmatizzanti tipici del procedimento penale, poi ovviamente legittimo, per carità, o meno. Chiarissimo, chiedo, siamo in chiusura, faccio fare un'ultima battuta per Duca sul voto di oggi, non possiamo che chiudere con il voto di oggi. Allora, per esempio, alla risoluzione appunto 5.5 sul CBD, non so, il Canada ha votato sì, e il Canada sappiamo che è il primo paese del G7 ad aver legalizzato la cannabis ed è un enorme oggi player internazionale di quel settore, no? Per il direttore dell'IDPC, le società canadesi controllano il 70% dei mercati colombiani e uruguayani della cannabis. Alcuni stati degli Stati Uniti d'America hanno vietato le importazioni di cannabis dal Canada per tutelare la produzione interna. E così invece, che ne so, altri paesi tipo l'Uruguay hanno votato no alla risoluzione di oggi. È emerso che insomma in realtà molti si sono lamentati della formulazione della risoluzione stessa, e quindi ti chiederei di spiegare un po' meglio questa cosa sul fatto che il CBD in realtà non è in tabella, e se puoi spiegare meglio qual è stata, diciamo appunto, qual è stata la lamentela che molti stati nelle loro dichiarazioni di voto hanno fatto su questa risoluzione, sulla formulazione e su appunto questi voti che ti ho citato, ad esempio. Non ti sento. No, non ho audio. Ecco, adesso ero stato mutato Ok, perfetto. Allora, dicevo, l'Uruguay non ha preso la parola per giustificare il proprio voto, quindi non saprei dire perché la differenza tra gli unici due stati che hanno legalizzato la cannabis per tutti gli usi. Il Canada invece ha chiarito che, potendo agire a livello nazionale sulle maglie più larghe, per lui non c'era questa difficoltà, diciamo, procedurale della presentazione della raccomandazione. Le raccomandazioni che hanno posto problemi per punto di vista della loro, diciamo, definizione erano: una, che creava una nota a pie pagina in cui si approfondiva alcune sostanze che derivate della cannabis avrebbero dovuto essere scusati, e l'altra che metteva insieme CBD e la percentuale dello 0,2% di THC. Allora, il problema grosso era che non c'è una concordanza, come abbiamo sentito anche dire poco fa, scientifica all'interno neanche dell'Unione Europea relativamente a quale sia il modo migliore per poter essere certi che una percentuale sia certa, e quindi sulla base di questa duplice certezza stabilire che qualcosa non debba più essere posto sotto il controllo internazionale. La cosa importante del dibattito di oggi, che ha in qualche modo chiarito alcune delle posizioni anche contrarie alle altre raccomandazioni, è che forse necessaria generalità del generale, come saprei come dire, chiedo scusa, mi viene in mente l'inglese perché il dibattito era in inglese, comunque i termini in cui erano state avanzate queste raccomandazioni erano forse troppo generali, perché dovevano essere colti i principi generali delle raccomandazioni stesse piuttosto che il dettaglio delle raccomandazioni,
che negli anni erano aumentate. E anche se è stata vinta solo la prima, seppur di misura, anche quelle dove gli schieramenti sono sembrati molto più sbilanciati verso la contrarietà delle modifiche, al momento del chiarimento di una posizione anche regionale come quella dell'Unione Europea, chiarita dalla Germania, che ne è presidente di turno per questo semestre, lasciano intravedere che c'è comunque in moto un cammino riformatore. È chiaro che qui occorre arruolare, e con questo concludo, la scienza come il miglior alleato del processo decisionale. Quanto più ricerche pubbliche, nazionali, regionali, internazionali e ricerche private fatte da associazioni piuttosto che da università o centri di ricerca privati riescono a confermare la bontà degli argomenti portati avanti dall'OMS, quanto più nei prossimi anni si tornerà a ragionare a livello globale di togliere altri derivati della cannabis dalle tabelle, posto che tutto ciò non blocca già oggi, fortunatamente, la ricerca a livello nazionale che sta andando avanti. E anche in Italia, per esempio all'Università di Modena e Reggio Emilia, abbiamo dei centri di eccellenza ai quali si potrebbe utilmente rivolgere il nostro governo per prendere delle decisioni in merito. Ok, perfetto. Ultimissimo flash ti chiedo, sulla questione del CBD sintetico. Beghery ha fatto notare che la legge francese, che ha bloccato di fatto il mercato del CBD in Francia, poi di fatto consentiva la commercializzazione e la produzione di CBD sintetico, tutto per quello 0, di THC all'interno del prodotto naturale. E il dato da trarre oggi non è a livello internazionale, quindi questo, cioè il CBD sintetico si potrà, non è sottoposto a controllo internazionale, ma dato che non ci si è accordati su quello 0, di THC ammissibile nel prodotto naturale, in realtà la risoluzione di oggi non è passata. Purtroppo sì, e qui occorrerà consolidare le truppe di quelli che sono a favore della riforma, perché non sempre c'è concordia fra il profit e il non profit, il naturale e il non naturale. Siamo agli inizi, malgrado si parli di qualcosa che accompagna l'esperienza umana da 4.000 anni, di questa possibilità di incidere a livello mondiale sulle decisioni. Sì, rimane quello che c'era prima. Ciò non toglie che a livello nazionale le cose possono cambiare. Non c'è più la scusa, però, secondo me, generale di dover giustificare alcune norme che derivano dal tabella numero 4. È vero che si potrebbe arrivare a dire non è stata adottata una raccomandazione, quindi vuol dire che non c'è un via libera, però vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, e sulla base dell'unica che è andata a buon fine, io credo che ci siano argomenti a cascata a favore invece di insistere sulla ricerca e sull'ampliamento della produzione di tutti i CBD e degli altri principi attivi utilizzabili anche nella parte terapeutica o in quella paraterapeutica, chiamiamola così. Bene, io ringrazio i miei ospiti per aver partecipato a questo Focus, Beghery, che è stato in collegamento da Praga nella prima parte del Focus, la Ciuffoletti, Bolleri e Marco Perduca, che so che ora passerai alle conclusioni finali, nell'ultimo step di questa lunga diretta di oggi. La regia per il sforato, grazie mille a tutti. Passo la linea alla regia, a Leonardo.